Robert De Niro. E lei abbiamo, signor Bob, un legame atavico. Sono qui, seduto a un tavolo. Eh sì. Lei forse è Belzebù, Mefistofele, Lucifero, Satana, il diavolo, di Angelo Art, il mio cuore rinnovato. Un cuore angelico, da tenere tenebre sanguigne. C'è una volta a Bologna, a Imola e nei suoi dintorni, un uomo spaesato, un uomo falotico, stravagante, bizzarro, un po' annacquato, avvinazzato, sciupato, adesso rinnovato, che medita sul tempo trascorso. Meditazione trascendentale, evocare il passato, le reminiscenze. E facciamoci un bagno, andiamo a farci un bagno. Oppure sorseggiamo, deglutiamo, ingeriamo, non so se lo digeriremo, un Cuba Libre. Succhiandolo. Mie donne, fra le labbra. Un buon vino, dannata, da un Cuba Libre, raffinato, pregiato, dicevo. Robert De Niro. Mi giunge voce che stia completando le riprese, no? Film di Martin Scorsese, dopo Mean Streets, Domenica in chiesa, Lunedì all'inferno, un Taxi Driver, New York, Toro scatenato, The King of Comedy, Il re per una notte, Goodfellas, Quei bravi ragazzi, Cape Fear, Promontore della paura, Casino, The Irishman, Killers, Il flammo, e poi Armageddon Time. Non è ancora il tempo del giudizio universale, tempo per autogiudicarmi. Finito, sono stato un po' sfibrato, fui nervosito, ma non voglio irritarvi. Voglio provocarvi, voglio discorrere, parlare del tempo, forse emulare, scimmiottare. Mickey Rourke dannato, lui bello o dannata, come ripeto, un vino ben stagionato. Mi giunge voce che Sebastian Maniscalco, colui che interpretò Crazy Giocallo in The Irishman, sapete, fu il personaggio incarnato da Robert De Niro, ucciso, trucidato, assassinato, a sangue freddo, martoriato, ecco, dovrebbe recitare assieme a Bob in About My Father, per la regia di Laura Terruso. Io non sono ancora un uomo disilluso, ma la maniera dei Maniscalchi, no, della famiglia Maniscalco, e poi abbiamo anche i falegnami, gli operai, sempre i Maniscalchi, cioè i Maniscalco, cioè quelli appartenenti alla famiglia, no, del padrino, parte seconda, no, dicevo, ecco, adesso sto delirando, io soffri di disturbo denirante, paranoico, sì, paranoico per gli altri, perché paranoide, perché mai credettero che io fossi davvero Robert De Niro. Pensarono che mi fossi denirizzato, autodivinizzato, e che delirassi, ma About My Father, da non confondere con The Father, per cui Anthony Hopkins, che sconfisse Bobby De Niro con la sua interpretazione magnifica,
Silence of the Lambs, non Silence of the Scorsese, Il silenzio degli innocenti, nel ruolo di Hannibal Lecter, che fu proposto inizialmente anche a Bob. Ecco, The Father, About My Father, la mia storia è una storia in cui il lucubro rammemoro, vergo la mia infanzia, la mia adolescenza, le mie traversie esistenziali, personali, i miei disagi. Il mio prendere le sdentate, spaccarmi i denti, la mia faccia fu spaccata, le mie palle furono spappolate, ma dicevo, vedete, a volte mi perdo, deliro. O sono De Niro. Se questo sta bene a te, a me non sta bene. Max, che cosa hai fatto in tutti questi anni, Noodles? Sono andato molto presto, no? In vero, in verità, in realtà. Ho sofferto di insonnia, similmente a Travis Bickle. Eh sì, you're talking to me, you're talking to me. C'è un mormorio, ma anche... è un mortorio questo locale. Ci sono solo io qui. Dice a me. Ehi, dice a me. E risvegliarsi, oppure ridestarsi, awakenings. Viaggiare in maniera spaziale. Spaziare di qua e di là, all'interno dell'excursus, della filmografia. Ecco, l'excursus, la carriera filmografica di Bobby De Niro, solfeggiare, danzare. Orson Welles, a proposito di Fellini, lui danza, De Niro balla, fu bello, lui si trasforma, io e lui mi trasfondo, trasfusi, trasfigurai, come ho detto, ecco, me ne incarnai, ecco, ho anche un bel carnato, io sono il Bob incarnato, o re incarnato, lui. Sono un capone, sapete? E voi non siete nulla, siete solo chiacchiere distintivo. Sì, sono testato. Fui perseguitato, anche indagato, perseguito, non lo so, di qualcosa. Ma io ho sempre inseguito i miei sogni in maniera imperterrita. Non intendo scordarmi di Bob De Niro, a cui accordai. Io, accorato a lui, in quanto come lui, sono un uomo mutevole, ragazzi, cogliete l'attimo fuggente, altrimenti fuggirà via la vostra vita, non rifuggite il presente, acchiappatelo, fatelo vostro, ecco, adesso forse è un po' bevuto, sono uno sbronzo. La bellezza, la brezza, l'ebbrezza, sono ebro di Bob. About my father. Siamo fratelli, ma chi doppio in quella bellissima maniera? Maniscalco. Siamo fratelli. E leva dalle palle. Eccomi, Chirurg. Fu ospite di una trasmissione televisiva nostrana, italiana, e asserì che Martin Scorsese gli propose un ruolo in The Irishman, forse quello di Crazy Joe Gallo, no, ma Maniscalco più giovane di Mickey Rourke. Beh, ma lì c'è un effetto lifting, gli attori vengono liftati, un po' ringiovaniti, pietrificati nell'eternità della loro rilevante, indimenticabile, ecco, già mai scordata importanza camaleontica, versatile. Dicevo, Chirurg, non fate i galli o il gallo. Lei, signora, ha un figlio che fa il maniscalco? In famiglia siete tutti maniscalchi? O i maniscalco? La famiglia. De Niro avrebbe dovuto girare Gucci anche di Ridley Scott, ma
I miei Betucci, no, a volte non si possono conciliare gli impegni e lui già ha preso accordi pop con David Russell. E quindi rescisse il contratto che aveva firmato per il film di Scott. Al Pacino, questa rivalità con Al. Aldo Bucci, Alfredo James Pacino. Sono proprio un tipo amabile. Datemi un bacino. Mentre echeggia, svolazza nell'etere, questa canzone iperromantica di James Blunt. Riuscite a udirla e inserirla nel vostro cuore? Ecco, dicevo, molti pensano che io sia esaltato. Megalomane. Lì si sbagliano, perché io li guardo, li giudico. Innalzati i sogni in gloria, issate la bandiera del cinema. Mai scoraggiatevi. Qualche volta. Scoraggiate? No, no, che volgarità. È stato così elegante, così perfetto, così meticoloso, così equilibrato. Ti sei lasciato andare? Ma io sperimento sempre. A costo di imbattermi, incorrere in figuracce. Processo da Actor Studio, la mia immedesimazione, ripeto, reincarnazione di Bob, mia ragazzone. Molta gente vuole distruggermi, vuole che io mi istruisca, mi istradi, secondo le loro direttive, ma io la maniera di Bob De Niro, di Cape Fear, Max Cady. Rivuoi indietro i tuoi libri, ecco. Li ho già letti. Ho letto anche molti giallini. I miei denti ingiallirono. Amo il noir, come Rectus Kill. Amo il cinema polar. Gli hard-boiled, come Heat, perché qui c'è calore. Vi lancio una sfida. Voi riuscite a immedesimarvi in un attore? Può essere dei grandi attori? Sì, spesso recito nella vita. Recito la parte, ecco, poco sana di Edward Norton, in The Score. Thank you, Nick. Chi sono Kevin Spacey? Non ho mai recitato con Kevin. Kaiser Soze. Il diavolo, vedete? Ecco. Quindi la vita è sacra. Tenetelo a mente, non sparatevi qui. Spremetevi le meningi. Ecco, non suicidatevi. Modi Christopher Walken del cacciatore. Viaggiate a grandissima velocità, come il Ronin. Io sono un samurai senza padrone. Beh, sapete. Molte cose non andarono per il verso giusto nella mia vita, spesso poco istradata, disastrata, ma io so orientare le mie inquadrature e cambiare visione poetica, lo sguardo cinematografico e so anche mutare la mia recitazione. Bobby De Niro, che grande attore. Rivedo me stesso, un uomo pieno di furore, di cuore, lo spettro del mio cuore, che ardore. Sono un uomo disinibito, disinibito, sì. In passato fui intimidito. Oh, che pallore, i miei pavori, sono un pavone. Sono un esibizionista, un narcisista, non lo so. Mi piace sempre cambiare.
Registro. Sta terminando questa registrazione. Io continuerò a scrivere recensioni. A allestirle. A pensarle. A fantasticare. Di sogni. E a viverli pienamente. Accuratamente. Accordatamente, si può dire. Le emozioni agganciate. Il mio essere uomo di folklore, uomo pieno di calore, dai mille colori, un essere variopinto in questo mondo della sua umanità stinto, eclissato, sì, chissà dove, quasi spento, incenerito. Adesso mi alzerò. Ho finito di bere, devo accendere una sigaretta per fumare. Io sfumo la realtà. Voi state ingrigendo, sapete? State appassendo, siete avvizziti, oltre che avvinazzati. Alzatevi e sognate, amate. Io voglio rincuorarvi, rincuoratevi. Siete ancora accalorati? No. Oh. Le vostre speranze hanno affievolito in maniera inusitata. Ma scusate. Robertino, aspetta ancora.